Eccomi qua, ho appena finito una consulenza per una tesi di laurea di un ragazzo e nel frattempo l'Italia si sta chiedendo se il corsivo è una nuova forma di italiano che parlano i millennial. Io ho questa proposta da darvi, e cioè aboliamo le tesi di laurea. Ecco, però la mia proposta non è che viene dal nulla, è campata per aria. Come sapete, io ho conseguito due lauree, quindi ho dovuto fare due lavori di tesi. Inoltre, la maggior parte dei miei amici ha frequentato l'università e quindi ho potuto vivere anche la loro esperienza riguardo la tesi. Infine, come vi ho detto prima, faccio delle consulenze per aiutare i ragazzi a completare il loro percorso di tesi. E in tutte queste esperienze, la maggior parte delle volte, i risultati erano questi: degli studenti stressati, professori che non avevano la minima voglia di seguire lo studente, e alla fine di tutto ciò, la tesi di laurea rimane sullo scaffale, proprio come la mia. Eccola qui, bella impolverata. Ovviamente questo è un discorso generale, sia ben chiaro, e inoltre non voglio assolutamente dire che un lavoro di tesi ben fatto sia completamente inutile. Anzi, a mio modo di vedere, scrivere una buona tesi è addirittura un punto di partenza per la propria carriera lavorativa e un'occasione di migliorare le proprie competenze, come ho cercato anche di fare io durante il mio lavoro di tesi magistrale. E questo non perché io sia stato uno studente modello, ho imparato grazie a questo. Fare video in fondo è un po' come fare un lavoro di ricerca, leggo tanti paper, e inoltre ho potuto approfondire l'epistemologia, che molto spesso in università non si fa. Il punto è che molto spesso non funziona così. Durante i corsi di laurea non viene insegnato allo studente come fare e organizzare un lavoro di ricerca, di conseguenza i ragazzi quando arrivano alla scrittura della tesi non sanno che pesci pigliare, perché effettivamente non hanno imparato da nessuna parte come si scrive un lavoro di ricerca e quali canoni deve rispettare. Per questo, giustamente, porgono tutti i loro dubbi e le loro incertezze verso i professori, che però purtroppo o non hanno tempo o non hanno voglia di seguire lo studente. Ah, le classiche email che invia il professore e non otterrai mai risposta. E tu lo sai che non lo otterrai, però la invii lo stesso. Che ricordi? E quindi in questa situazione si crea un'enorme crisi dello studente, che non sa come comportarsi, elevati livelli di stress e pensa anche di star perdendo tempo. Quante volte mentre scrivevamo il nostro lavoro di tesi ci chiedevamo: ma cosa cazzo sto facendo? Inoltre, troppe volte ho visto professori che davano temi di tesi direttamente agli studenti, e questo secondo me è un approccio sbagliatissimo, in quanto è un tuo lavoro di tesi, quindi è a compimento di un percorso di crescita professionale, e di conseguenza dovresti essere capace di trovare un tuo tema a cui sei interessato e di cercare di svilupparlo e approfondirlo con le tue capacità. E invece, dando la pappa pronta, non si coglie questa opportunità. Capite bene come questa situazione alla fine non porti a nulla, in quanto da una parte abbiamo uno studente che, non per colpa sua, non sa scrivere un lavoro di ricerca, dall'altra abbiamo un professore che o non ha tempo o non ha voglia di seguire lo studente, di conseguenza come lavoro di ricerca cosa potrebbe mai uscire? Beh, il più delle volte esce un lavoro che o non ha senso di esistere, oppure che ha enormi difetti nella procedura di ricerca, oppure che non ha alcun impatto nella letteratura scientifica. Di conseguenza, da un'occasione di crescita e formazione che potrebbe avere un lavoro di tesi, si ottiene solo una grande perdita di tempo, sia per il professore che per lo studente. Anche perché, parliamoci chiaro, hai fatto tutti gli esami, sei lì lì a finire e ad andartene finalmente dall'università. Ci sta che tu sia disposto a fare qualunque cosa purché il tuo lavoro di ricerca finisca. Pensateci bene. Invece di usare 6 o addirittura 12 mesi della vostra vita a scrivere un lavoro di ricerca che ha l'unica funzione quella di occupare un posto nella vostra mensola della camera da letto e creare anche un sacco di frustrazioni, ansie e preoccupazioni in questi 12 mesi, potreste benissimo andare a trovare un tirocinio oppure accorciare il tempo di studi ed entrare prima nel mondo del lavoro. Insomma, bilanciando queste due cose, è chiaro come il lavoro di tesi sia completamente inutile e anzi deleterio per la carriera di uno studente. Da qui la mia proposta di abolizione della tesi di laurea, perché se in principio effettivamente potrebbe essere un'occasione di grande crescita personale, all'atto pratico, perlomeno in ambito economico e anche in altri ambiti che ho potuto vedere, si fa tutto a cazzo di cane e di conseguenza i benefici sono assolutamente inferiori rispetto ai costi che devono sopportare sia gli studenti che i professori. Quindi a sto punto vaffanculo tutto e non facciamo più nulla. Però già lo so, la mia proposta purtroppo avrà vita breve e da qui ai prossimi mille anni gli studenti universitari saranno ancora costretti a scrivere un lavoro di tesi che in realtà non sanno scrivere.
Ed è per questo che vi annuncio che nel giro di qualche settimana uscirà un videocorso gratuito per scrivere un buon lavoro di tesi in ambito economico, in modo tale che possiate avere molti più strumenti per affrontare in maniera migliore e con meno ansie questo ultimo passo prima di entrare nel mondo del lavoro. Quindi niente. Io la mia l'ho detta, ho dato anche delle soluzioni, cioè il mio videocorso che uscirà a breve in maniera completamente gratuita. Il mio l'ho fatto. E voi invece cosa ne pensate della mia proposta? Quali sono state le vostre esperienze riguardo alla scrittura della tesi di laurea? Sono molto curioso, quindi se volete scrivetele qui in descrizione che io le leggerò e magari potrò cambiare anche idea. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati fin qui, vi aspetto, spero che sarà utile il mio videocorso gratuito sulla scrittura di una tesi di laurea economica, e niente, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ehi!